C'è chi l'ha definita immobilista, chi un sogno che si trasforma in un incubo e chi addirittura trumpista. Sono le opposizioni di centro-sinistra, PD, Arezzo in Comune e Popolari per Arezzo a tracciare un bilancio ad un anno e mezzo dalle elezioni dell'amministrazione guidata dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Ci ritroviamo dopo 2 anni e mezzo che dove c'è stata continuità siamo riusciti a fare qualcosa, ad esempio sulle opere, sui lavori pubblici e sulla manutenzione. Dal punto di vista delle politiche strategiche sul lavoro, che sono la cosa più importante, che sono quelle che poi determinano le politiche sociali, determinano anche la cura del territorio, la sicurezza, siamo non solo fermi, ma non c'è una strategia. La questione doveva essere risolta con le telecamere, doveva essere risolta con un presidio della polizia municipale in ogni periferia. Ecco, noi ci ritroviamo con un sistema di telecamere che non è partito e non funziona e non è la risposta al problema. Ci ritroviamo con le periferie che sono ancora più luogo di insicurezza. Il dato politico è che questa è la prima maggioranza in Italia di segno trumpista, cioè l'unica cosa che mette d'accordo, credo, questa cozzaglia di forze politiche che ci governa è l'essere contro qualcosa, quindi contro i più deboli, contro gli immigrati. Tolto questo, poi è una banda che litiga quotidianamente su ogni cosa. Noi siamo una città che ha sempre vissuto di cultura, dei suoi patrimoni culturali, ma anche delle sue iniziative lodevoli di livello internazionale. Bene, siamo una delle poche città in Toscana che non ha un assessorato alla cultura. Il sindaco, che si deve occupare di tante cose, si occupa anche di cultura e di urbanistica. Tra poco avremo il bilancio preventivo 2017-2019. Noi da Aretini speriamo che questa amministrazione esca da questa immobilità e porti in questo bilancio delle risorse per poter arrivare in fondo all'amministrazione con qualche risultato per questa città e non far sì che questa consiliatura sia caratterizzata da 5 anni di immobilità che questa città non si può permettere. Il caso del polo fieristico è un altro esempio chiaro che è mancato proprio quel collegamento e quella sincronia con sia l'istituzione Camera di Commercio ma anche con province e quant'altro. Secondo noi è l'amministrazione principale centro che deve far partire il colloquio con tutte le altre responsabilità istituzionali della città.